nella continuazione della pillolina di ieri sulla teoria del precedente, come rompere un precedente negativo. Ti posso dare un riferimento di una strategia che si chiama logosintesi, molto molto interessante, perché cosa succede? Pensa a questo e dimmi se può risuonarti il mio pensiero e comunque questo ragionamento. Noi siamo fatti di energia, le neuroscienze, la medicina ci insegna che siamo fatti di atomi e l'atomo è più energia che materia e la nostra energia può essere alimentata, può essere depauperata. Cosa succede? Quando io nella mia mente ho un evento che mi fa male, una parte di me, se continuo a ripensare a quell'evento, non è più in me, ma si congela. Immagina una sorta di sfera immensa, all'interno di questa sfera la sfera è piena ed è l'energia di una persona che è presente, concreta, una persona che sta bene. Succede un evento molto molto traumatico, una parte di quella persona costantemente pensa a quell'evento, significa che l'energia di quella persona non è più qui e ora, ma è e si congela, è come se una parte si congelasse, si togliesse dall'interno e si congelasse all'esterno. Spero di essermi spiegata bene, comunque è come se una parte togliesse, uscisse da me e rimanesse ferma qui. Un'altra cosa mi preoccupa, allora non sono più intera e una parte della mia energia va alla preoccupazione e si congela lì. Un'altra cosa mi fa male, ho una delusione affettiva, lavorativa, un'altra parte di me si congela lì. Quindi succede che dalla mia sfera bella intera di energia una parte di me diventa scolapasta, a buchi. E quindi cosa accade? Cosa succede? Che non riesco più ad avere quell'energia, quelle risorse, quel focus mentale, quella presenza che mi porta a stare bene. Ho quattro frasi per te. Immagina questo. Focalizzati sull'evento che ti ha fatto male o su qualcosa che ti preoccupa. Focalizzati su questo e cerca di ascoltare all'interno del corpo dove è localizzato questo evento. Nel mio caso, spesso quando qualcosa mi fa male ho un nodo alla gola. Pensa all'evento, localizzalo nel corpo e di questa frase. Recupero tutta la mia energia legata a questo evento e se puoi nomina l'evento. E la riporto al posto giusto in me stessa. Te la ripeto, recupero tutta la mia energia legata a questo evento e la riporto al posto giusto in me stessa. E fai poi un bel respiro, ascoltando cosa avviene nel corpo. Ascolta proprio se c'è qualche variazione. Può esserci un calore che aumenta, un formicolio, la voglia di sbadigliare, la voglia di deglutire, varie manifestazioni. Ora, focalizzandoti ancora a quell'evento, una seconda frase per te. Allontano tutta l'energia estranea dal mio corpo, dalle mie cellule, dal mio spazio personale, dalla mia anima, dal mio cuore, scegli tu da dove. E quindi allontano tutta l'energia estranea legata a questo evento, pensa all'evento, dal mio corpo, dalle mie cellule, dal mio spazio personale. E la rimando nel luogo e nel tempo a cui realmente appartiene. E anche qui, con calma, fai un bel respiro e ascolta cosa sta succedendo all'interno di te, soprattutto nel corpo dove era localizzato quel blocco. Ho una terza frase per te. Focalizza l'attenzione all'evento e di recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni relative a quell'evento. Focalizza l'attenzione all'evento. E la riporto al posto giusto in me stessa. E fai un bel respiro, ascoltando sempre il tuo corpo. Magari tra una frase e l'altra stoppa il video e ascoltati. L'ultima frase è: armonizzo tutti i miei sistemi a questa nuova consapevolezza. E anche qui ascoltati e fai un bel respiro. E quando hai fatto questo, puoi semplicemente switchare. Qualcuno che mi ha già seguito sa cos'è lo switch. Chi non lo sa, faccio semplicemente questo gesto dicendo è fatto, è fatto, è fatto. Ripensando all'evento originario, ora l'intensità dovrebbe essere necessariamente molto più leggera. Puoi farlo tutte le volte che vuoi. Se dopo questo esercizio sbadigli, hai voglia di, hai meno energia, è normale.
perché è come dire, vado a ristabilire un equilibrio che era precario. Era comunque un equilibrio. All'inizio crea una sorta di smottamento, per poi comunque ristabilire un equilibrio ancora più grande. A domani con il prossimo esercizio. Ciao, ciao, ciao!